Che giornata di tozzo. Che ha perso al 93esimo all'esordio. Me ne duole perché non auguro no, a nessuno. No, certo, questo sempre. Sicuramente auguro il bene a noi, ce ne siamo privati, sì, e non è una cattiva no. scelta. No, 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 assolutamente no. Ercole, da tifoso del Teramo, no? Tu che hai sempre un po' il termometro tra le mani, voglio dire, no? Tutto questo can-can normalmente presuppone un po' di confusione. In realtà noi avevamo bisogno di questo can-can perché non c'era stato prima il mercato. Diciamo che il mercato è stato in qualche maniera aggiustato adesso. Ti ha sorpreso la reazione immediata di questa squadra? Possono anche scorrere le immagini. Io innanzitutto faccio i complimenti perché Pesaro non era una partita facile, soprattutto scontata. Butterei subito dell'acqua all'entusiasmo, perché il Teramo deve fare quello che sta facendo, che ha fatto a Pesaro, quindi tornare giù, preparare la prossima, che è una trasferta molto molto difficile a Imola, poi ha un altro scontro diretto che va a Siena. Sì. E quindi buttare acqua, lavorare solo e tutto il resto. Mi sorprende un po' che perché se noi andiamo a vedere la squadra titolare del Teramo, non era niente di che di quello che era quasi prima, perché noi andiamo a vedere che 3/11 sono cambiati in quella squadra. Bastano per cambiare l'ossatura di una squadra. Però devo dire semplicemente questo, che le squadre una volta si facevano sempre con la spina dorsale. E il Teramo ha adoperato un sistema che si faceva tanti anni fa e tuttora ancora rimane un bel approccio per fare bene. Quindi il Teramo ha cambiato il portiere, che anche se lui era uno, però ultimamente non aveva parlato più, un centrale di esperienza, un giocatore che non era buono, abbiamo rimesso dentro un giocatore che non era buono. A chi ti riferisci? Uno che era stato, che non era buono, non me lo ricordo De Grazia. E ha preso un giocatore di categoria, con tutto il rispetto per i ragazzi che c'erano prima, ma oggi il Teramo ha un terzino sinistro di nome e di fatto. Io penso che il bello ancora deve venire, perché secondo me qualcuno ancora non lo vediamo bene, però ci sono i presupposti per vedere una bella coppia, che è il mio sogno di vedere una bella coppia come D'Andrea e Bernardocco, che Bernardocco li a vedi me piace bene tanti a nozze. Li vedi bene assieme? Molto, molto. Però il mister c'ha sempre sto 4-3-3 in testa. Ma può giocare benissimo con Malotti ed Andrea Bernardotto, Malotti può giocare sempre a tre, ma con giocare tutti e due fino alla morte. Ma credo che così si andrà. E se qualcuno non si sveglia, in mezzo al campo, penso che rigiocherà a ottobre in un'altra squadra. Tu stai parlando senza non fare parlando nome. Di nessuno. Lo faccio io. Tu ti riferisci a Mungo, perché effettivamente ci sono, Dodo, nella storia, no, dico, ci sono nella storia del calcio tanti esempi di ottimi giocatori, che io resto dell'opinione che Mungo sa giocare a pallone. Ma non è in discussione. Però questa piazza, la qualità o la storia di Mungo calcistico. Però questa piazza oramai non fa più per lui. Sono 3 anni sono passati. Appunto. Non fa più per lui. Possiamo fare un bilancio e l'esame No, no, lo dobbiamo fare, ed è per questo che io auspico che Mungo vada a fare le fortune di altri altrove, per lui ma anche per noi, perché sempre secondo il parere modesto di un operatore dell'informazione che segue il calcio da un po' di tempo, Mungo rischia di sedersi in quel centrocampo così tanto numeroso, ripetendo le prestazioni tipo Pesaro, dove non ha giocato una buona partita. Vogliamo dire che c'era un 3-2, lui si è allungato la palla e poteva essere il 3-0? Appunto, cioè Mungo rischia di risedersi in panchina laddove era stato seduto per gran parte nei 2 precedenti anni. Quindi credo che sia questo il momento per dire grazie
e arrivederci. Ma io penso questo. Su questo deve essere d'accordo lui. Lo so, ma io a lui mi sto rivolgendo che a lui. Mi sfugge un particolare, che lui ha un contratto e che ovviamente... Io penso che nella vita ci sono sempre delle rivincite, perché la vita è fatta di sconfitte, ma sono anche fatti poi per... Di rivincite, cioè. Di rivincite. Lui o deve venire allo scoperto e dimostrare veramente quello, perché nessuno si discute il talento di Mungo, perché parla il curriculum di un giocatore come lui. Quello che sto dicendo io. Purtroppo noi non siamo riusciti a capirlo, lui non si è integrato in quello che era il progetto Teramo. Esatto. Secondo me non è un giocatore che fa caso per una squadra che deve lottare anche come che noi, deve lottare forse. Come il Teramo. Secondo me un giocatore che in quel ruolo può avere, cioè lui è nato come giocatore esterno, poi nella carriera ha fatto sempre il trequartista. Onestamente da mezzana, dove lì ci vuole tanta gamba e tanta cattiveria, io in lui queste doti onestamente qualcosa. Mimmo il calcio, se ci ascolta, gli vogliamo ripetere che gli vogliamo bene, ma che se va via da Teramo forse fa un bene a se stesso, soprattutto di fronte ad un biennale che mi dicono gli sia stato offerto da qualche club, perché avrebbe offerte, magari vorrà squadroni, forse dovrà accontentarsi d'altro, perché io continuo a sostenere la tesi che secondo me, chiuso il mercato, Mimmo il calcio torna in panchina. Quello che abbiamo visto fino ad oggi torna in panchina. Lo dice a uno che l'avrebbe fatto sedere già da tempo. Lo so. Cioè, ti segnalo che io ho chiesto che si segga da tempo. Oggi, addirittura con 10 centrocampisti, 10, e di questo parliamo, cioè la rosa del Teramo ha 10 centrocampisti per errori passati e per rimedi futuri o attuali. Vabbè, senza Lombardo 9. 9, ma comunque sono tanti. 9 centrocampisti, oggi lui fa fatica, perché credo che con la prestazione anche se di 15 minuti di Forgione, ma si è visto che Forgione è un calciatore. E non escludo che gente che venga dalla Serie D e che abbia fame, non abbia mangiato il prosciutto, possa rubare il posto a gente che il prosciutto l'ha mangiato anche troppo, forse. Col caviale pure. No, ma non, qui non si parla solo di Forgione. No, non c'è solo Forgione, hai ragione. Cominciano a rientrare un po' tutti da questi infortuni lunghissimi. Sì, hai ragione. C'è Fiorani, c'è Rossetti, c'è Viero. Può darsi pure che... Cioè, ce ne sono diversi altri. C'è Forgione, c'è Cucurullo. Cioè, voglio dire, io penso che Mungo sia sufficientemente intelligente per capire che se ha la chance che lo soddisfi... La cosa più bella, Walter, sarebbe la smentita. Che noi un domani dire... avevamo sbagliato, siamo delle pippe. Qui sono sono d'accordo con Ercole, cioè, speriamo che lui non può essere quello che siamo vedendo. Ma sono lui tre anni può, spero sono che il ragazzo dimostri sul campo ancora quello che diceva Ercole, poi magari tutta questa concorrenza può essere un ulteriore stimolo. Io guarda che spero l'ha avuta, sempre che Enzo l'ha avuta la concorrenza a Teramo, Sì, non riuscì a spuntarla, nel senso che fra tanta concorrenza si perse anche lui. Una volta però davanti a lui c'era un giocatore di nome Bombaggi, attenzione, cioè Mimmo sarà anche il calcio. Però se Mimmo il calcio, Bombaggi l'ha mandato il calcio. Lo classifico Tedino, Mimmo il calcio. Io l'ho ripreso perché è un termine particolare. Mimmo il calcio, Mimmo il calcio, che Tedino, io penso che quando c'è stato Tedino penso che avrà fatto 2-3 comparse. Appunto, cioè, questo voglio dire, sono 3 anni. Ed era la squadra con 2 punte, un trequartista, il classico 4-3-1-2. Noi adesso abbiamo fatto 7-8-9 nomi di centrocampisti che al 100% della condizione metteranno in crisi Guidi. Meno male. Bene. Meno male. Non conosciamo l'ultimo arrivato, il ragazzino che viene dal Fiuggi, Papaserio, che dicono che è un centrale puro, cioè è l'unico un sostituto di Arrigo, ma non ti pare prima poco, non ce l'aveva il non ce l'avevi, appunto, dico, ti pare poco poter far riposare 10 minuti magari in una partita acquisita a Viero. Attenzione, abbiamo dimenticato anche Viero, perciò non dico, c'è giocatori che hanno giocato sempre titolari, sono stati nel Teramo. C'è questo giocatore che non va, non gli buttiamo la croce addosso, però c'è questo grande nome in quel centrocampo che quello che più di altri rischia di non giocare più.
ed è per questo che speriamo ci permettiamo che lui di dirgli perché merita più degli altri. Ecco, io me lo auguro. Io sono perso di speranza. La speranza è l'ultima a morire. Ok. Senti, a proposito di speranza ultima a morire, io voglio aprirci quasi Super Gol con Enzo Montani, perché io penso che in questi casi la comunicazione è utile al Teramo Calcio, è utile alla squadra del Teramo Calcio, è utile ai ragazzi che indossano la maglia biancorossa, perché non tutti sanno che, e adesso lui ci dice che cosa potrebbe accadere a fine partita se la squadra dovesse nuovamente andare in curva a salutare i tifosi. Ne è semplice, un pallone è cambiato, raga. Sì, l'argomento è proprio questo, è la squadra sotto la curva a fine partita. Premesso che, come sappiamo, insomma, la nostra squadra è sempre andata a salutare i tifosi in tutte le partite. Il precedente è quello di Reggio Emilia, la partita Reggiana-Teramo, che purtroppo sappiamo è stata un tracollo, e a fine partita comunque la squadra è andata a salutare sotto la curva i tifosi, che ovviamente non erano felicissimi, giusto per usare un eufemismo, e diciamo che ci sono stati un po' di insulti, qualche minaccia. Purtroppo, tutte le squadre, dalla Serie A fino all'ultima delle categorie, vanno sotto la curva e passa sempre tutto liscio. Quando succede qualche problema, si applicano degli articoli previsti dal regolamento. Quindi la procura, presente chiaramente come in tutte le partite in quel momento, ha fatto un verbale su questa cosa e il giudice sportivo, che ripeto quest'anno è cambiato, è Palazzi, poi sì, abbastanza conosciuto, sì, anche per la sua rigidità tra l'altro, e ha chiesto un ulteriore approfondimento su questa cosa, e ha mandato qui a Teramo, una settimana scorsa sono venuti appunto gli ispettori della procura per interrogare il team manager al posto mio, perché io non c'ero in quanto ero squalificato dopo la partita di Ancona, quindi non potevo essere presente, il capitano della squadra, il rappresentante della squadra Arrigoni, e il mister, che anche lui era squalificato come me dopo la partita di Ancona, quindi c'era il secondo Cubi, e ha fatto praticamente un approfondimento su questa cosa. Ora siamo in attesa della sentenza, diciamo così, di questa cosa. Però è successo che l'ultima partita che abbiamo giocato in casa con Lentella, poi c'è stata questa lunga pausa, e sabato pure a Pesaro, prima della partita, proprio letteralmente prima della partita, l'ispettore della procura è andato dal team manager e gli ha detto: attenzione ad andare sotto la curva perché vi teniamo d'occhio. Ha usato proprio questo termine. Per cui i giocatori che in questo momento sono in attesa di questo del VAR, al rischio multe, squalifica, tutto quello perché che... Perché sarebbero multate la società e gli atleti? Allora, c'è un precedente che è successo proprio quest'anno, a ottobre, e proprio nel nostro girone, a Grosseto. Addirittura. Grosseto-Cesena. Mi sembra che il Grosseto ha perso in casa in quella partita. Anche lì, a fine partita, la squadra del Grosseto è andata sotto la curva. Questi li hanno salutati, però dopo hanno cominciato ad insultarli praticamente. Lì la cosa è stata diversa perché i giocatori hanno risposto, quindi c'è stato un battibecco tra curva e giocatori. Chiaramente anche lì tutto questo è stato verbalizzato, è stato approfondito poi con gli ispettori di Lega. La sanzione è stata, hanno multato tutta la squadra, tutti i giocatori, compreso team manager, mi pare allenatore e Slow, e hanno squalificato lo Slo. Ora, nel caso del Teramo, questo non dovrebbe succedere assolutamente, perché i nostri calciatori non hanno risposto. Quindi diciamo che sicuramente potrebbe essere più lieve la sanzione. Però c'è questa spada di Damocle, esattamente, per cui la squadra non sa come si deve comportare. Cioè, noi ne abbiamo anche parlato nell'interno dello spogliatoio. Gli stessi calciatori hanno detto: guardate, noi con grande fatica, perché immaginate la partita di sabato, no? Dopo la partita vinta, loro avrebbero avuto piacere di andare a festeggiare lì sotto, è scontato, è normale,
però hanno questo timore, per cui si sono limitati a salutare da lontano. Siamo in attesa di questa diciamo, sentenza che arrivi. Però ecco, diciamo, sia la società in primis, ma soprattutto la squadra, ci tenevano a rendere pubblica questa cosa. Io, tra l'altro, diciamo, con il mio ruolo ho contattato un po' i tifosi, rappresentanti della tifoseria organizzata, che hanno capito perfettamente. Però c'è stata qualche protesta dopo Pesaro, qualcuno ha avuto da ridire, dice ma perché non vengono? Io ti ringrazio perché mi hai dato l'occasione. Figurati, per chiarire questo. È nostro dovere, poi cioè, vedremo come andrà a finire. Il calcio è ridotto male. Comunque, è cambiato tantissimo. Non che non sono tesserato. No, tu no. È una cosa ridicola quella che hai detto. Esattamente. Questa no. È una cosa ridicola. Lo dico io che tanto no, hai ragione, lo stavo per dire io. Purtroppo, va benissimo che lo dica tu. Saremmo post qualifica. Ho smesso poi di giocare, che ormai insomma sono in condizioni pure abbastanza precarie. Però aggiungo che questo non è normale, cioè, cioè la procura dovrebbe pensare ad altro, alle cabine, alle partite truccate, che ce ne sono state tante, anche l'anno in cui guardarono noi e non guardarono altri a 30 e non guardavano da qua, altri. È vero quello che dice Dodo, perché effettivamente insomma, stanno vedendo il pelo nell'uovo, ma tutto questo comunque nasce, questo famoso articolo 25,9 che dice proprio con precisione i giocatori non possono andare sotto la curva e soprattutto parla che non si devono sottomettere a insulti, minacce. Questo nasce perché poco più di 10 anni secondo fa qua noi regolamenti li no, gente poi seguiamo altro. Tutti il calcio, ve lo ricorderete, quando il Genova sembra paradossale che gli fecero togliere le maglie, Scurri si arrampicò e poi furono costretti a dare le maglie ai tifosi, da lì è stata regolamentata questa cosa. Purtroppo mille volte non ci fanno caso, poi capita e quindi... Noi comunque ragazzi andiamo in pubblicità perché sto irritato, tutti però una fanno, cosa è certa, qua fanno i ecco bravo, cioè noi stiamo proprio nell'occhio del mirino, mamma mia, cioè ma tutta a terra magari, ma perché cioè... lo fanno nella Nord magari, provano a farlo alla Lazio, vabbè Nord. Vedremo di questa no, cosa vabbè, si scioglierà, cosa passerà insomma, cioè, passerà, però ragazzi non ve la prendete se i giocatori del Teramo, come hanno fatto a Pesaro, vi hanno salutato caramente ma da lontano e non sulla rete, magari torneremo a festeggiare sulla rete qualche vittoria, però in questo momento la situazione ve l'ha esposta lo slow del Teramo Calcio, cosa che non sarebbe mai potuta accadere a Supergol fino a qualche tempo fa e che invece vedete con un rapporto di collaborazione professionale avresti normale. Dovuto dare più enfasi a questo evento, perché Enzo rappresenta Teramo Calcio, te lo ricordo. Sì, esatto. Quindi, allora, andiamo in pubblicità per il primo impegno perché rientreremo con Alfredo Napolitani dalla sua Bisenti e con Davide Mordini, ahimè, dalla sua, fra virgolette, Roseto. Mi piacesse a dire la Piazza Garibaldi, però sta a Roseto. Quindi lo sentiremo fra poco. Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Marino Teramo. Il tuo futuro è tutto nelle tue mani.
Con il diploma professionalizzante dell'Istituto Tecnico Alessandrini Marino, sarà il mondo del lavoro a cercare te. Lo dicono i dirigenti e i manager delle più importanti realtà industriali. In più, puoi anche laurearti in qualsiasi facoltà mentre lavori e sei già autonomo. Segui l'Istituto Alessandrini Marino su internet e Facebook e partecipa agli Open Day per conoscere i nostri corsi. Il tuo futuro è a portata di mano. Non perdere tempo. Fai un salto da noi. Ti convinceremo. Il tuo futuro è tutto nelle tue mani. Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Marino Teramo. Fama Trasporti, partner commerciale specializzati in autotrasporti in Italia e all'estero, in grado di assicurare una consegna rapida della vostra merce in condizioni perfette e senza imprevisti. La Fama Trasporti di Corropoli vanta competenze avanzate in materia di spedizioni nazionali e internazionali, spedizioni di merce e collettame, groupage, deposito merce e trasporto bancali, garantendo il proprio servizio H24. Per informazioni chiamaci al numero 0861 810479 o vieni a trovarci in via Nicola Rosati 25 a Corropoli. La ditta Tessar di Maria EC effettua pulizie civili e industriali all'avanguardia sull'intero territorio regionale e sanificazioni degli ambienti grazie all'impiego di prodotti specifici e di qualità in qualsiasi giorno H24. 40 anni di attività per garantire professionalità, riservatezza e pulizie accurate di ambienti privati, pubblici anche ospedalieri, supermercati e centri commerciali. Rivolgiti a Tessar di Maria EC, via Gammarana Teramo, 0861 41 5549 347 9940 658. La ditta Tessar di Maria EC ricerca personale. Per informazioni contattaci. Point Costruzioni, realizzazione di opere di grandi e piccole dimensioni per privati ed enti pubblici. Specializzata nella ristrutturazione e nel restauro conservativo, offre una consulenza tecnica costante per l'organizzazione e il coordinamento di ogni attività lavorativa. Non perdere la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali dell'eco bonus, sisma bonus e bonus facciate per detrarre parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di messa in sicurezza post sisma o di recupero o restauro delle facciate esterne. Chiedi a Point Costruzioni a Teramo o visita il sito www.pointcostruzioni.it. Point Costruzioni, lavori che sfidano il tempo. Bene, eccoci nuovamente in studio. Saluto per dovere di ospitalità intanto Davide Mordini, benvenuto a Teramo. Davide, e buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Sorridi, che a noi piacciono i ragazzi allegri, sì. Sorridenti. Poi hai esordito con una vittoria, cioè meglio così. Ci voleva, sì. E poi saluto un signore che probabilmente non conosci, che è un po' l'anima di Supergol, che tornerà presto in studio, che è Alfredo Napolitani. Caro Alfredo, come stai e come va? Buonasera a voi. Hai cambiato scenografia? Buonasera a voi. Okay. Abbiamo cambiato scenografia perché abbiamo cambiato un po' la squadra, quindi cambiamo anche scenografia. Senti, non mi mandare più i WhatsApp che mi mandi durante la diretta, perché io corro il rischio di sorridere e poi la gente mi piglia per scemo, dice: ma che ha fatto Walter Cori? No, ride senza motivo. Non mi scrivere, allora, mi scriverai allora dopo. Intanto brevemente vorrei far capire cosa significa far parte della squadra di Supergol a tanta gente. Perché se non si è dentro non si riesce a capire, quindi vi ringrazio a tutti quanti, soprattutto a voi di Supergol, e mi fermo qui.
che a volte il sacrificio gratuito vale, ti dà tante soddisfazioni poi alla lunga, quindi vi ringrazio veramente. Poi ne avrei da dire tante perché qualcuno queste 2 settimane si è riposato, ma tanto il pensiero è sempre lì. Il mio pensiero è sempre su chi è stato, quindi non morirà mai. Allora, intanto vorrei dire al signor Mungo che a detta di Campitelli qualche anno fa coniò questo soprannome, cioè siccome tutti parlate di Mungo il calcio, io secondo me Mungo è la borraccia, perché Mungo è la borraccia. Campitelli l'aveva additata a qualcun altro, perché Mungo ha rotto le scatole, passano, tanto sono stato assente 2 settimane, è ora Sì, che fa però le valigie e insomma non vada è, via. va bene, ma Allora, insomma, non è ora che andare faccia molto le valigie. oltre, insomma. Allora, se è un professionista, deve fare le valigie e andare via. Ha capito che dopo 3 anni, perché non stiamo parlando di un anno, voi siete tutti buonisti, la carriera di un giocatore quando sarà 15 anni? Ecco, 15 anni, un quinto della sua carriera l'ha bruciata a Teramo. Quindi se ha un po' di amor proprio e non tiene solo ai soldi, ma alla fa, è giusto che vada via. Se poi vuoi fare la panchina, dipendesse da me, gliela farei fare fino a 80 anni gratuitamente. Punto. In secondo luogo, vorrei fare una tirata d'orecchie a Chierchia, al presidente Massimo Chierchia, perché ad oggi mi aveva garantito che almeno avrebbe fatto 10 innesti, ad oggi siamo solamente a 9. E quindi spero che mi accontenti. Casomai se va via Mimmo la borraccia, ne potremmo arrivare anche a 11, perché il costo non vale la candela, potremmo prendere non uno ma due giocatori che in mezzo al campo si impegnano. E Senti, non ma vivono di ricordi. Mordini che ti sta ascoltando, no? Che viene Allora, da Fermo, dove non so se ci siano opinionisti come te, bravi come te, no, voglio allora, dire, che starà guarda, Walter, pensando? Sono capitato in un Mordini deve manicomio. capire. Allora, Martini giustamente non mi conosce, non ci conosce, deve capire che Supergol rispetto a tante altre trasmissioni che sono filo dittatoriali. È una trasmissione libera che si fa da oltre 30 anni e noi siamo i primi tifosi della squadra della nostra città. Spesso poi ci facciamo ingannare dagli entusiasmi e quindi poi veniamo criticati perché successivamente forse le cose che per entusiasmo osanniamo poi non vengono verificate nei fatti. E a Mordini gli vorrei ricordare una cosa invece. È vero che lui viene da Fermo ha fatto anche una qualche categoria superiore per un anno. Allora, Teramo, indossare la maglia del Teramo ha un significato, e se lo faccia spiegare non da me che sono un tifoso, ma forse da qualche vero tifoso più di me. Allora, vestire la maglia del Teramo è vestire la maglia nel modo in cui l'ha indossata sabato, cioè con la lotta e non lasciando, non tralasciando nessuna palla fino alla fine. Poi il risultato viene dopo, a prescindere da me. Cioè non specchiarsi sul passato, non specchiarsi. Il Teramo, bisogna sposarlo, bisogna salvarsi. Il Teramo è una società gloriosa per questa categoria, che ne possa pensare qualcuno. E quindi spero che non sia, come diceva il Bolluzzi, no, una rondine non fa primavera. Io so che lui ha grosse caratteristiche buone, quindi lui, Codromaz, che mi ha fatto una grossa impressione, così come Pinto e come gli altri, spero che mettano l'impegno che hanno profuso sabato, perché noi possiamo raggiungere tranquillamente la salvezza tanto agognata, che forse farà rabbia a una minima parte della Teramo sportiva, perché poi c'è anche questa minima parte che gode delle disgrazie della Teramo sportiva. Walter, vorrei solo aggiungere una cosa sola, e Io ci ti stavo, tengo. io volevo ascoltare Sì, Mordini, se sei guarda, ci d'accordo. tengo. Sì, come no? Tengo a precisare una cosa. Siccome io non sono sponsorizzato da nessuno, lì c'è il vicepresidente che a luci spente ho detto che per me rimane il presidente della Teramo Calcio, che fu e spero che sarà in futuro, anche con un'ottima di Stai parlando del collaborazione. mitico Cimini? Sì, del mitico Cimini. Vorrei fare i complimenti ancora una volta, perché anche qui siamo stati additati come quelli che osannano persone inutili. Vorrei invece osannare per il lavoro svolto fino ad ora, al direttore sportivo o generale, non ho capito bene, penso sportivo della Teramo Calcio, che
che è Sandro Federico. Che è vero che ha avuto un lavoro facile, perché questa è una squadra fa non fatta, questa è una squadra che è venuta così, cioè, non c'è stata campagna acquisti nel mese estivo. Però essere riusciti a piazzare un giocatore che Banchini tuttora rimpiange, perché la sconfitta del Pesaro non è altro che la mancanza di Tozzo in porta, essere riusciti a piazzare un non giocatore come Tozzo, almeno per quello che abbiamo visto a Teramo, che ha fatto la fortuna non solo della Miss Pesaro, ma anche di altre squadre, è un motivo di vanto e di merito di Sandro Federico. E Bene, siccome io le cose che dico fammi le dire confermo, che ieri hai bravo indossato a la maglia Sandro da... Federico. Fammi Benissimo, guarda, ricordare ti che posso ieri hai dire una indossato cosa, la maglia Walter? di titolare del Serenio. Io gli auguro a Tozzo di fare tutti come hanno fatto gli attaccanti che sono transitati a Teramo, no? Che quando Grandi vanno via cose da fuori. Teramo fanno tanti gol. Ecco, spero che non dopo ieri l'ha incassato, che non incassi più un gol, sia il miglior portiere del girone A, ma che Tozzo non vesta più la maglia del Teramo e non lo vede in panchina, a me mi rende felice. Oh, che bello comunque risentirti in questi interventi no limits. Mi devi credere, mi sei mancato molto, ci sei mancato molto, quindi Peggiorato però. No. adesso deve tirar Peggiorato. fuori qualcosa in più e sicuramente lo farà. Vado da Mordini, mi scuso per averlo fatto aspettare un po', però vabbè, intanto comincia a conoscere un po' di Teramo, no? Beh, Perché hai presentato il gli ho massimo. presentato il massimo, mi dice l'ex vicepresidente. Quindi intanto conosci un po' Teramo. Teramo è un po' questa. Io non so se nel momento in cui hai deciso di lasciare Fermo, altra piazza che deve lottare per evitare i play-out, ti sei detto vado comunque a Teramo perché Teramo, con tutto il rispetto per No, tutti, c'è qualcosa che mi sicuramente tira di Teramo, ecco. sapevo che trovavo una piazza gloriosa. Comunque, il Teramo Calcio non sono 10 anni che fa calcio, quindi sapevo, ero consapevole della piazza, anche perché ci sono venuto a giocare 3-4 volte. Quindi è una piazza seguita. Cioè adesso non vedo l'ora di fare la prima in casa. Vedere un po' di tifo e comunque è stata una scelta anche secondo me giusta dal mio punto di vista, anche se è una diretta concorrente. Sapevo che qua comunque il mister dava delle idee di calcio importanti che secondo me si sposano bene per quello che è il mio gioco, e poi secondo me la classifica non rispecchia. Cioè non è giusta per quello che è la squadra, per quello che può fare la squadra. Poi so benissimo che nella parte finale dell'andata le cose non sono andate nel verso giusto, però adesso abbiamo dato un bel segnale, Senti che Davide, ovviamente non abbiamo fatto nulla, però no, certo, non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo fatto tanto, perché 7 partire col giorni piede fa, giusto non è mai facile, non è una sicuramente, cosa scontata, soprattutto in sicuramente. un campo difficile dove si faticava a giocare perché non era semplice vincere a Pesaro. Toglimi una curiosità, perché a detta di molti sei stato tra i migliori, forse il migliore in campo di una prestazione che ha soddisfatto la tifoseria biancorossa. Ma quel fallo che c'è stato o non c'è stato sull'1-0, Sì, mi ricordo. abbiamo rischiato il Sì, ho rigore? rischiato. Cioè, ero davanti, l'avevo letta E bene la poi ti sei palla. trovato dietro però. Sì, non so come ho fatto, ho perso l'appoggio, lui mi ha un po' strattonato e mi è riuscito a ripassare davanti, poi siamo caduti tutti e due insieme. Dalle immagini è rigore netto, perché comunque lui è davanti a me, però siamo caduti tutti e due insieme. Lui di sicuro mi ha toccato, perché comunque mi ha sbilanciato. Guardando le immagini è rigore netto, è che ci poteva stare se fischia Ok. l'arbitro, però un po' Giusto mi ha quello che ha anche fischiato trattenuto. l'arbitro, zero. Cioè, giusto non Cosa averlo migliore è quella fischiato. che ha fatto l'arbitro. Sì. Senti, Davide, riesci a dirmi le cose positive che hai saputo già apprezzare di questa città, di questa società, del mister, dei tuoi Allora, la compagni? prima cosa che mi è risaltata all'occhio è comunque che si riesce a fare il professionismo, non manca veramente nulla. Cioè,
a livello di struttura, perché comunque ci si allena allo stadio, non è una cosa scontata. Tra spogliatoi, materiale, palestra, comunque ci sono integratori, fisioterapisti, quindi da quel punto di vista no, sembra una cosa scontata nel professionismo, ma ti assicuro che non lo è. E poi vedo un gruppo veramente sano dove se magari un mio compagno gioca al mio posto, non vedo l'invidia, ma vedo molta voglia di migliorarsi, di comunque avere la voglia di migliorare se stessi e poi dare il meglio in campo. E vedo un gruppo unito, quindi diciamo queste due cose mi hanno fatto impressione già da subito, se devo dirti, delle Perché ci migliori parli cose. di un Guidi che sposa bene quelle che sono le tue caratteristiche calcistiche? Perché quando il campo te lo consente, comunque c'è un'idea di calcio molto all'attacco, cioè con movimenti molto offensivi, vuole avere sempre la palla e per come sono abituato io mi piace molto attaccare, vedo che è proprio il mio modo di pensare e di fare calcio, cioè, quindi si sposa bene con le mie caratteristiche. Io ho E promesso di non tenerti. Prego. quando avevamo giocato contro mi aveva impressionato il modo come comunque giocava il Teramo Senti, all'andata. voi vi trovaste sotto di 3 gol a Teramo per poi farne 2 sul finire. È vero che il Sì, Teramo, ecco, che anche però lì quella era non un po' so la perché. fotocopia di quel Teramo, era in grado di farsi anche rimontare 2 gol in una gara già chiusa. Ecco, questo è Però quello che. sicuramente quei 3 gol non sono venuti a caso. Poi magari mancava qualcosa dopo. Esatto. Però si vedeva che c'era un lavoro, che c'era comunque un'idea, che quelle cose là non le fai perché ti svegli la domenica e dici oggi faccio una partita, c'è del lavoro dietro. Senti, dici quello che non ci direbbe mai Federico. Com'è nata la trattativa Teramo? Cioè, di colpo noi abbiamo saputo che Mordini viene a Teramo e Kiremateng fa il tragitto opposto, dove Sì. magari riuscirà a fare anche molto bene. Com'è nata? E perché si è concretizzata in un battibaleno? Ma io ti dico, a me era una cosa che mi stimolava, cioè quando il mio procuratore mi ha chiamato dicendomi guarda, c'è il Teramo, dentro la mia testa ho detto comunque l'andata mi era piaciuto come giocavano, è una piazza, a parte la classifica, comunque è una piazza della Madonna e quindi ho detto perché no? Poi si è veramente concretizzata nel giro di 2 giorni, che anche io non mi aspettavo di fare così in fretta, però meglio così, almeno mi sono ambientato e sono riuscito a fare 2 settimane piene con la squadra e abbiamo preparato la partita di Pesaro. Ci sono domande da A chi si parte ispira del. A lui come giocatore? chi si ispira vuole sapere il presidente. Chi Come è un tuo giocatore? modello di Sono calciatore convinto che è ideale? quello del Milan. Ma Ma. adesso che sta giocando Hernandez, sì. Da Sì, come mi ispiro a parla? lui che sta giocando adesso. Pure anche Marcelo, dai. Marcelo Real. è ai tempi d'oro. Sì. Complimenti comunque per la Insomma, mi scelta. fa crescere. Ci hai preso proprio Si accontenta di due. poco Si lui. accontenti di poco. Vabbè. Vabbè, se Di noi che anno sei? 26 anni. Li 96. No, ancora li devo compiere deve 26. compiere. Dai, 26 li allora in bocca al deve lupo e ben arrivato a Teramo. compiere. Grazie, crepi Senti, Dodo, gli vuoi chiedere qualcosa anche lui. tu? No, io gli faccio i complimenti per una grossa prestazione che abbiamo tutti enfatizzato e non era scontato entrare pronti via e fare una prestazione del genere. Ma soprattutto, insomma, sulla fascia sinistra dove noi avevamo grandi difficoltà. Non ce ne vogliano quelli che No. hanno. Però, insomma, sulla fascia sinistra avevamo subito, mancava fisicità, mancava forse probabilmente anche molta corsa e lui ha dimostrato di avere l'uno e l'altro. Per cui ovviamente ben arrivato e vedrai che questa piazza saprà ricompensare gli sforzi e la passione che mettete in campo. Quindi questa è una piazza dove eravamo abituati ad avere 3.000 persone a partita negli ultimi periodi della
dell'anno in cui conquistammo la B, anche 8-9.000. Quindi sì, noi siamo abituati a dare calore e vogliamo soltanto, come diceva Alfredo Napolitani, che è un altro esempio di teramanità autentico, vogliamo gente che si sporca la maglia, nulla di più. Poi ci sta, la giocata si può fare, non si può fare, è chiaro che lo sport è figlio di tante considerazioni, ma l'impegno che avete messo in campo e anche la cattiveria che avete messo in campo, perché c'è stata cattiveria agonistica, si intende. Sì, sì, certo. Sono senza le cose quella... che fanno fare il risultato, dai. Sì, sì, sì. Quella chi è la base. Lo sport queste cose le percepisce, quindi si percepisce la giusta tensione emotiva che poi ovviamente, contorniata anche un po' di fortuna che non guasta, determina anche... E poi mi ha fatto piacere l'onestà con la quale anche hai riferito in ordine al fallo da rigore, che noi avevamo purtroppo percepito come un rischio fondato, quindi sì, è la testimonianza della correttezza che insomma... Era questo... fondato, sì, anche se quello che ci siamo ripresi al Benelli di Pesaro è sempre poco per quello rispetto che Pesaro... L'abbiamo persa l'andata, per l'amor di Dio. Appunto. Per l'amor di Dio. Bene, allora io ho promesso a Marco De Antonis che ti avrei tenuto un quarto d'ora 20 minuti e voglio rispettare i tempi. Non ti ho chiesto una cosa, lo faccio adesso, mentre Alfredo Napolitani, se vuole, da Bisenti può intervenire e resterà in collegamento comunque con noi. Vuoi dire qualcosa ai tifosi del Teramo che hai conosciuto da avversario venendo a giocare, come tu hai ricordato, 3 o 4 volte? Non ti chiedo promesse, ti dico se però ti senti, hai uno strumento che te lo consente, di dire loro qualcosa che si ricordino di te. Cosa posso dire? Che sicuramente in questo girone di ritorno, se vengono allo stadio, sì, si potranno divertire, secondo me ci sono tutte le basi per far bene, quindi questa è la promessa che posso fare, che se vengono allo stadio li faremo divertire e loro ci daranno una mano, perché comunque avere la gente che ti stimola fa sempre piacere. Senti Mordini, Cimini chiede se qualche gol nella tua carriera lo hai messo dentro e se è una propensione che hai. Di gol ne ho solo uno nei professionisti, ce ne ho 3 in Serie D e poi 5 quando facevo la Primavera, però chiedigli. A 5 hai giocato mai? Sì, negli ultimi anni spesso, anche alla Fermana giocavo quarto di centrocampo, faceva il 3-4-3. Lui ha una bella corsa sulla fascia, ma che... mi ha detto i giocatori che lui... capite, Chille? Mordini, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito, in bocca al lupo per una grande stagione con la maglia del Teramo, vorrà dire che avrai semplificato il cammino anche dei tuoi compagni. Ti leggo un messaggio: volevo fare i complimenti a Mordini e complimentarmi con il presidente, nel bene e nel male ci mette la faccia, a differenza del vecchio. Spero che anche il prossimo anno sarà alla guida della società un presidente con competenza e passione. Ovviamente si riferisce a Massimo Chierchia. Pertanto per non fare equivoci. Grazie Mordini. Grazie. Ciao, grazie mille a voi. Grazie, ciao. Buon proseguimento di serata. Forza Teramo, ovviamente. Rimbalziamo un attimo a Bisenti perché volevo ascoltare le valutazioni prima del secondo impegno pubblicitario di Alfredo, che ha ascoltato l'intervista come l'avete ascoltata voi, ricavando quali sensazioni, quali impressioni, Alfredo? Intanto mi ha dato l'impressione Mordini di una persona veramente genuina, quindi un ragazzo per bene, quando una persona è per bene si comporta in campo anche per bene. A me il dubbio che mi viene, vista la partita, come diceva anche Dodo, mi sorge il dubbio, perché quando sabato c'è stato da buttare via la palla è stata buttata via. Allora, questo modo di buttare la palla, perché mentre prima della sosta, insomma, cercavamo sempre e in ogni modo di giocare la palla corta, non si tentava mai di sprecare un pallone. Allora, questo modo di giocare, quindi questa inversione è stata data dai giocatori in campo oppure da Guidi,
che probabilmente avrà dettato che nei momenti di difficoltà la palla può andare anche sotto al fiume, giù al fiume Po, oppure il Reno che sia. Un paio di rilanci decisi di Kodromaz li ho visti, Cioè, ecco, li abbiamo visti. Non è più forte centrale d'Italia, guardate ieri sera che cosa ha fatto 4-5 volte Chiellini. Cioè ragazzi, il ma calcio anche ogni tanto se si butta la palla non è la fine del viva mondo. il palo, Sì, cioè non è Presidente, però vorrei capire una cosa. Sai perché mi viene questo dubbio? Perché sono contentissimo, perché insomma Guidi è un integralista, però vedere Guidi che inserisce un difensore mi ha fatto Esatto. pensare che anche Guidi, lo commentavo con Dodo ieri, no? Che anche Guidi probabilmente prima della sosta una mossa del genere non l'avrebbe fatta. Questo mi fa piacere, non è una critica. Sì, siamo Quindi d'accordo. se ci Non stiamo hai adeguando, sentito cioè la se domanda che ha stiamo fatto il lasciando, ragazzo? no, Sì. se stiamo lasciando il Vangelo del calcio, la guida del calcio che bisogna che il Teramo debba insegnare calcio, così come per Palazzi la città di Teramo debba insegnare calcio in merito alla tifoseria, perché questo signor Palazzi vorrei ricordare intanto che ci spiegasse ancora che cosa successe assieme a Gravina di Bari Castel di Sangro e che fine ha fatto Albieri. Che poi ci spiegasse ancora che cosa successe in Bar Mancona dove un condominio è diventato miliardario. Che poi ci spiegasse cosa succede nel girone C quando una squadra di casa perde una partita e invece ci accaniamo contro il Grosseto e guarda caso il Teramo. Ci accaniamo col Teramo perché siamo andati con la Jaguar a Savona, invece quando ci stava qualche altro presidente di pochi chilometri che dall'America mandava lo scagnozzo di turno lungo l'Emilia Romagna a comprare e vendere partite. E quindi per dire ci volete togliere a Teramo anche la voglia di poter ringraziare una squadra o di poter rimproverare perché Teramo, che se ne dica signor Palazzi, che se ne dica è il fiore all'occhiello perché a Teramo non è successo mai niente se non una parolaccia. Allora, se vogliamo far passare per Teramo come la città, come l'Andria, la vecchia Fidelis Andria, questo non mi sta bene. Quindi, qualcuno dovrà anche alzare la voce a questi signori perché Teramo è una città principe. Tant'è che l'ex presidente, che ho già dimenticato, cioè il 40%. Per quando Teramo è tranquilla, ha potuto dire, disdire, fare, disfare della tifoseria teramana dal becero a più non posso e gira tuttora per Teramo tranquillo, con cane, senza cane, con Ferrari e senza Ferrari, senza che qualcuno gli dica qualcosa. Quindi mi si spieghi il Questa è perché, Teramo, tu vuoi dire, ecco, mi ok. si spieghi il perché a fine partita i giocatori del Teramo non possono andare anche a prendersi eventuali rimproveri da una tifoseria che comunque sono rimproveri tranquilli e Dopo aver gratuiti. preso 5 gol e rischiato di prenderne 7 o 8, Ok? insomma, Oppure Palazzi mi 8. spiegasse come mai tanti anni fa a Milano cadde uno scooter dalla sponda nerazzurra. Quindi me la spiegasse. A Teramo gli scooter ne Allora, abbiamo, non si Alfredo, vendono. adesso mi piace sentirti così, guarda, non te lo puoi immaginare. Lunedì ti voglio qua anche perché credo si stia organizzando qualcosa prima di lunedì, ma te ne parlerà Dodo prima della fine della trasmissione e lì non ti potrai tirare indietro. Noi stiamo andando in pubblicità per il secondo impegno perché poi parlando con Enzo stamane mi ha detto: "Senti, io ho un aneddoto da raccontare." Io lo credo di capire a cosa si riferisca. Però, siccome il calcio è bello perché è fatto anche di tanti aneddoti e di tante cose simpatiche da raccontare, al rientro lo ascolteremo. Lo dice lui, non lo dico io, eh. Quindi lo ascolteremo dopo la pubblicità. Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campli. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio.
telefono 0861 28 73 33. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapark, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Il Campus Grue ha un approccio moderno e funzionale alla crescita culturale e artistica dei nostri studenti. Il liceo fornisce una preparazione d'eccellenza in soli 4 anni e con la settimana corta nel campo del design e delle arti applicate grazie a docenti tutor personalizzati, workshop, viaggi di istruzione, incontri con personaggi e realtà artistiche e laboratori all'avanguardia. I numerosi premi e riconoscimenti ai nostri studenti sono la garanzia di una formazione d'eccellenza. Il sistema Campus inoltre prevede il comodato d'uso di portatili per chi ne è sprovvisto e agevolazioni sul trasporto. Le migliori multifunzioni ad un prezzo speciale. Preparatevi a scoprire Video Solution, l'innovazione video. Selco Copy, soluzioni digitali per il tuo ufficio. Via Alberto Pepe 2, Teramo. Plastica Avomano, da 40 anni il tuo riferimento per materiale edile, ferramenta, idrotermica sanitaria, ceramiche, arredo bagno, colorificio ed infissi. Uno showroom completamente rinnovato, al passo con le tendenze tecnologiche di design e un centro di lavorazione legno e bioedilizia all'avanguardia per la produzione di ogni tipo di struttura, dai gazebo alle case, anche nella formula chiave in mano. Ci distinguiamo nel settore per completezza della gamma e competenza nel servizio. Per maggiori informazioni visita il sito www.plasticavomano.com, seguici sui social o contatta le nostre due sedi nella zona industriale di Notaresco al numero 085 898886 o nella zona industriale di Basciano al numero 0861 650303. Plastica Avomano, al tuo fianco in ogni progetto. FIMAB, dal 1979 al servizio del pubblico e del privato per fornire servizi in edilizia, ristrutturazioni, adeguamento sismico, carpenteria metallica e sistemi in alluminio per l'architettura, garantendo una copertura totale per il mondo dei serramenti. FIMAB è anche un'azienda consorziata Rinnova. Approfitta della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, scegliendoci come General Contractor per i lavori da eseguire. FIMAB, zona artigianale Basciano Teramo, www.fimab.com. Sei sempre di corsa e sei stufo di non ottenere risultati ottimali per i tuoi capelli? Pianeta Capelli nasce nel 2011 per soddisfare le tue esigenze di bellezza, distribuendo prodotti professionali dei più prestigiosi brand per capelli e cura del corpo, come Kerastase, GHD, Goldwell e Vella. Visita il nostro sito pianetacapelli.it per conoscere i dettagli delle spedizioni e scoprire tutti i prodotti adatti alle esigenze del tuo corpo e dei tuoi capelli. O chiamaci al numero 0861 857181. Eccoci nuovamente in studio. È ovvio che quando abbiamo personaggi tipo Enzo, tipo Cimini, cioè gente di calcio, no? Non parlo di Dodo, non parlo di Alfredo, che rappresentano
l'ossatura di Supergol, non parlo di Gabriele Motizzate che saluto caramente e che mi dà consigli anche sul look, mi dice aggiustati lo jeans, cioè sì, mi ha scritto, mi ha fatto calare un pantalone che tiene scarpa da fuoco, cioè, voglio dire, noi vabbè siamo della famiglia, ma questa gente qua invece è gente di calcio. E, per esempio, Enzo Montani forse ha un record o tra i record che è stato seduto circa 500 volte in panchina, sì, dai tempi di Cerulli. Sì, sì. Dai tempi di Cerulli. Quindi di cose da raccontare ne avresti un centinaio. C'ho un record che qual non è il tuo? Volevo svelare. Come non lo sono svelato più volte di Gabriella venne a lavorare. Un anno che la mamma da qui il famoso Motizzato è nato. Io penso che andavo a lavorare, lavoro con Galbani, cioè, a Viale Poi Bore, eravate colleghi di lavoro. 83, colleghi, sì, di lavoro. Lui veniva d'estate, faceva il jolly, sì, e andavo lì al magazzino e mi diceva: "Cim, per favore, va via, Gabriele." Ma da qui è nato quindi il famoso Motizzato. Sono Motizzato. Gabriele, la risposta era bellissima. E tutte le mattine c'era un problema, che gli era finito il dentifricio oppure la svegliano, devo dire che era molto difettato. Molto. Alfredo, ci sei sempre, vero? Sì, come no? Come no? Ci sono. Ci sei. Bene, ascolta che sì, poi ho avuto anche il piacere di a lui a imparare a allacciare le scarpe. A chi? A Napolitani? Sì, perché lui quando giocava a calcio, prima abbiamo vinto un torneo insieme della scuola alla Malcomi, io ero quel periodo del capitano e lui era timido, gli diceva: "Non ti preoccupare", che lui giocava a calcio, non, le scarpette non sapevo quale mettere e io gli imparai a lasciare le scarpe. Ma è vera sta storia, Alfredo? Adesso stiamo divagando, ma è allora è vero, non per i complimenti, perché tante le parolacce quando le devo dire le dico, ecco. Però lui insomma era un bravissimo giocatore. Un bravo giocatore. Cimini veramente un bravo giocatore. Mi dicono un po' grezzo, comunque va boh, un po' grezzo calcisticamente. Però col Teramo di oggi ci stava bene. Alla Codromaz. Senti Enzo, che devi raccontare tu tra 500 panchine? La vita. Ci vuole 500 trasmissioni. Se parlassimo di Donati potrebbe raccontare quante volte è stato espulso al posto di Donati. Sì, questo è passato alla storia. Questo ne abbiamo parlato tante volte. Invece stamattina che aneddoti legati al dottor Bonolis, il mitico Bonolis. Bellissimi, ricordi bellissimi. Invece questo qui è un aneddoto che risale esattamente a 20 anni fa. Parliamo del 2002. Adesso siamo nel 2022, è l'anno in cui vincemmo il campionato, dalla C2 andammo in C1, quindi fu una cavalcata bellissima, il Teramo di Zecchini, ma la volta sì, presidente. E giocammo quella famosa partita a Brescello. Vicinanza di Albenga, l'arbitro, uno dei più asini che io abbia mai incontrato in 500 pari, penso, infatti poi finì dopo quell'anno, lo mandarono via perché si resero conto pure loro, perché non fece solo quel, diciamo, macello che combinò con noi, ma ne fece tanti altri. Insomma, la partita che stavamo dominando, tra l'altro noi restammo in 8, 3 espulsioni, mi ricordo ancora Servili, Arno e Terlizzi, sì, e anche Zecchini fu espulso. E io naturalmente, noi stavamo primi in classifica, dovevo salvaguardare le squalifiche, le cose. Le domeniche dopo, cioè. Ero calmissimo, stranamente calmissimo, quindi a un certo punto i nostri tifosi fecero invasione. C'era anche Dodo che fa l'invasione. Entrarono una cinquantina di tifosi. Cosa vergognosa, entrammo una cinquantina. Entrarono, tra l'altro interrompere lo scempio. Ci fu un altro episodio bellissimo. Esistono gli audiovisivi di quella gara. Io ero lì a fare la telecronaca. Ci fu un altro episodio bellissimo. È prescritto il reato. È prescritto, sì. Che Terlizzi, che ripeto, era stato espulso. Quando vide la scena, praticamente lui stava là, lì lo spogliatoio era una casetta proprio dietro la porta. Sì. Vide l'arbitro che scappava, i tifosi che inseguivano, lui, c'era un cancello, chiuse questo cancello e disse all'arbitro: "Mo resta in campo che, devi morire, che i tifosi stanno arrivando." Infatti prese 3 giornate Terlizzi, sì, perché ne prese 2 Arno e una Servini.
Durante la settimana arrivarono appunto queste squalifiche, tra l'altro prendemmo, se non ricordo male, 12.500 euro di multa, che all'epoca 2002, non era una cosa, e arrivarono e arrivarono due settimane di squalifica, due turni di squalifica per me. Io qualche squalifica me la sono presa, però insomma, proprio veramente non avevo detto una parola, ero curioso di capire. No, c'era un altro colpevole. Arriva questo, diciamo, il referto con la motivazione. Fuori alla porta degli spogliatoi, ripetutamente insultato da questa persona che lui aveva individuato come me, come all'epoca si chiamava non team manager ma dirigente accompagnatore, e disse: ma io non ci sono andato per niente. Alla fine scopro che chi era questo pseudo dirigente, che un giornalista che è qui a fianco a me, era Walter Cori, che aveva fatto la telecronaca della partita, e a fine partita gliene disse di tutti i colori all'arbitro. Quindi io questa cosa prima la dovevo raccontare, mi dovrai togliere il caffè. Ok. Vabbè, per raccontare un aneddoto diverso da vincemmo il campionato lo stesso, lo però quella di e lo vincemmo a Imola. Lo vincemmo a Imola 2-0. Due gol di Mirtai. La doppietta di Florian. Vedete, insomma, cioè, ci piace anche raccontarle queste cose. Infatti stiamo andando veramente molto oltre. Voglio leggere. Alfredo, tu c'eri a Brescello, sì? Sì, come no? Però eri in tribuna. Non eri fra gli invasori. Non eri dalla parte di qua, dei distinti. Tu eri in tribuna, se non ricordo male, eri con me. Se non ricordo male, eravamo insieme. Possibile. Però devo dire che il cancello c'era quasi aperto. All'epoca All'epoca, siccome sono un tardone, mi sono sposato tardi, quindi era il periodo che partivo il venerdì, cioè io partivo prima. Ah, facevi i weekend lunghi. Non dovevo rendere conto a nessuno. Quindi senti, credo che Dodo stia organizzando non un weekend lungo, ma una trasferta. Sì, ti vengo a prendere a Bisenti, andiamo a Imola domenica. Sera a Imola, preparati. Parliamo. Comunque, posso dire una cosa: veramente. Noto con piacere l'ospitata di Montani, perché Montani per me rappresenta. Adesso mi faccio anche qualche nemico, perché d'altronde l'invidia è Teramo, la nostra città è piena. Per me Montani rappresenta la Teramo Calcio, quindi il periodo in cui non c'è stato nella Teramo Calcio per me è stato un colpo al cuore, perché comunque sia, a parte che è un signore nel modo di porsi, e quindi sarebbe stato d'aiuto a qualcun altro che da poco non fa parte più della Teramo Calcio, e quindi sono contento dell'ospitata, perché veramente Montani può raccontare la storia della Teramo Calcio e sa che cosa significa essere della Teramo Calcio. Quindi complimenti a Montani e sono con te, lunga vita nella Teramo Calcio a Montani. Grazie. Allora, grazie, c'è una precisazione che arriva da Cattolica. Si rivolge a te e dice: caro Ercolino, è un buciarte. Detto di se i negozi aprivano alle 8, che senso aveva svegliarsi alle 5.30? Ero sotto pressione in quel periodo e quindi non aveva senso. Ma parla col capo, perché prima si chiamava capo. Si chiamava. Allora, vogliamo leggere qualche messaggio? Fabiana, vogliamo leggere qualche messaggio? Grazie, appena possibile. Ovviamente ne leggeremo taluni, perché insomma dobbiamo andare in pubblicità fra pochi minuti. Arcadia dice: allora, eliminato dalle nostre vite il fattore non capisco niente di calcio, alibi storico usato da chi ha avuto l'arroganza di pensare di far bene anche in cose che non capisce, abbiamo vinto a Pesaro. Chi evidentemente di calcio ci capisce ha dato una aggiustata tattica alla squadra e siamo tutti contenti. Adesso auguriamoci che non sia un fuoco di paglia come a Pontedera. Andiamo a riprenderci anche i tre punti lasciati all'andata in maniera scriteriata all'Imolese, in maniera
quando ancora eravamo governati da quello che non capisce niente di calcio, scrive Arcadia. Grazie Arcadia per la fedeltà assoluta. Ne leggo altri 4 o 5, lo dico soprattutto alla regia prima di andare a chiudere questo numero di Supergol con l'ultimo impegno commerciale e col giro finale. Fate raccontare ad Enzo quando doveva essere la squadra di Casal di Principe. Ciao Roberto. Enzo, Casal di Principe. No, io ricordo una pistola dietro la porta dei Grilli. È un fatto. Come diceva prima Ercolino, se volessimo raccontare tutti gli aneddoti veramente ci vorrebbe. Però a Fabrizio Grilli fu mostrata una pistola. Sì, sì. Questo è un fatto. E io ancora adesso quando lo incontro gli chiedo: ma come hai fatto? Perché quella partita finì 0-0. E c'era questo qui con la pistola che gli diceva: ma tu non ce l'hai figli? E lo minacciava con la pistola. E lui riuscì a mantenere la concentrazione, a parare e a non prendere gol. E finì 0-0. E io lì mi vietarono di partire il sabato precedente. Io sarei venuto per la radiocronica all'epoca. Mi dissero di non andare, non venni. Ma lì c'era stato un antefatto con un mio collega a Teramo. Quindi ci aspettavano. Lì c'era il loro allenatore Santo Suosso che fece a Teramo, e lui fece il casino e creò tutta la cosa. È verissimo. Ancora messaggi, andiamo con il prossimo. Allora, contento per la vittoria, ma non mi esalto. Vorrei sapere perché giocano Malotti e Rosso. Secondo questo signore, Malotti sta giocando malissimo. Sinceramente, io su Malotti ho un pensiero diverso. Non vi piace. No, perché non ci piace? No, Malotti ha giocato male la partita, ma non è un giocatore che ha fatto il suo, la grande, voglio più dire. Più di molti altri. Sì, è innamorato della palla, questo sì. Un po' troppo, però, è vero. Voglio dire, è un giocatore ha dimostrato di avere capacità, colpi, c'ha un bel tiro. Comunque il mister in conferenza stampa, prima di Pesaro, parlando del pacchetto offensivo, fece intendere con molta chiarezza che il giocatore che predilige lì davanti deve essere un esterno offensivo, non una prima punta. Evidentemente si ritiene appagato dal duo come prima punta, dico Bernardotto o D'Andrea, o Bernardotto e D'Andrea, come diceva prima Cimini. Billy Gea torna in Romania al Cluj, è già andato via. Giusto, è una bella operazione quella del Cluj. Se il ragazzo dovesse, come auguriamo, esplodere, il Teramo ha fatto bingo. No, intanto c'è un regolamento lì che impone di giocare un under, e quindi lui giocherà quasi sicuramente, ma addirittura ha anche la possibilità di andare con l'under 21 rumena. Sì. E quindi ha veramente delle prospettive. E il Teramo avrebbe il 40% di ritorno in caso di. Sì, sì. Immaginatevi, esordio e gol in Champions nel turno preliminare di Birligea. Se va male lo fi 350.000. Cioè, voglio dire. Vabbè, vediamo, tifiamo anche Cluj oltre a tifare Seregno. Oltre a tifare Seregno, tiferemo anche Cluj. Ancora messaggi dalla regia guidata divinamente da Fabiana Sbraccia. Paolo J dice: "Buonasera, una domanda ad Ercolino, cosa ne pensa di Cucurullo? Secondo lui ragazzo di grandi prospettive, lo hai visto giocare?" Non l'ho visto giocare. Le partite che ho visto del Teramo lui non ha mai giocato perché era sempre infortunato. Però lui, da attento osservatore, non lo chiede a Dodo, non lo chiede a Enzo, lo chiede a te, perché ti riconosce quel qualcosa in più? No, assolutamente. Paolo sì, era chiesto a te. Paolo sicuramente Jensi. Sarà qualche parente. No, non è parente. Ancora messaggi, ancora tre messaggi, va bene Fabiana, tre. Ne leggiamo tre prima della pubblicità, dell'ultima pubblicità della serata. Giuseppe dice: "Le squadre che non possono salutare per bene i tifosi, i giocatori che esultano al gol beccano l'ammonizione, gente che passa le domeniche a tenere d'occhio il Teramo, Siena-Teramo, prevista il mercoledì alle 21 e anticipata alle 18, ma le tifoserie d'Italia, i presidenti, i giornalisti, quando lo fanno uno sciopero, un bello sciopero", lui dice, "ad oltranza per tornare ad un calcio umano, tempo 10 anni, non ci si appassionerà più al calcio,
perché la tendenza è quella. Io credo che abbia una ragione assoluta Giuseppe nel dire queste cose. È uno spegnimento calcolato della passione. È vero. Com'è? Spegnimento. Scusa, ma tu ieri hai visto la partita. Spegnimento calcolato della passione. Cioè, in tre parole ci ha detto. Perché non è vero. Hai visto ieri sera la partita del Milan. Allora, in tribuna tutti arroccati, distinti, curve, neanche una persona. Cioè, qualcosa ci stanno togliendo il gusto del calcio. Qualcosa che amiamo. Di strano ci sta. Non è un caso che noi stasera abbiamo fatto un quarto di trasmissione raccontando episodi che appartengono a 20 anni fa, quando il calcio era diverso, per noi era migliore. Che vi dobbiamo dire? Magari i giovani lo hanno conosciuto diversamente e apprezzeranno questo. Noi apprezzavamo quello. Soffrono anche i calciatori, perché il calciatore la cosa più bella è andare sotto la curva, potersi poter festeggiare con i propri tifosi. Cioè, sono delle imposizioni veramente inutili. Stupide, sì. Due messaggi, due. Poi ultimo impegno commerciale della serata. Li leggiamo insieme, li commentiamo quando è possibile. Allora, invitate Montani più spesso perché è un piacere. È vero, ma vai a dici che io ti ho invitato 15 volte. Qualche donna. Stasera. L'ultimo, Fabiana. No, effettivamente Montani con 500 partite, se parlasse 3 o 4 puntate di Donati, di Ettore Donati, finiremmo le trasmissioni parlando solo di Ettore Donati, che saluto caramente perché conserviamo un rapporto, rapporto meraviglioso con lui. E mi ha riportato anche le bistecche vere alla Fiorentina quando è stato giù. È rimasto signore. Molto legato. Mauro, io so che hai scritto diversi altri messaggi, non credo di poterli leggere tutti, questo lo leggo perché lo hai mandato addirittura prima. Ogni istante della nostra vita ha il respiro dell'eternità e per noi veri tifosi è il Teramo che ci accompagna e che ci fa sognare, perché i sogni sono come carezze per la nostra anima. Comunque è diventato un po' poeta Nardi col passare del tempo, questo è tipo Shakespeare, bravo. Grande Teramo, non smettere mai di farci sognare, scrive Mauro Nardi, che è quello che scrive il pensiero riflessivo tutte le settimane. Bellissimo. che ci crediate o meno, io credo di averne altri 3 o 4 che mi ha mandato, però lui non usa il WhatsApp, quello l'ho trasferito io alla regia, quindi mi manda messaggi. Ricorda che lui era seduto in tribuna con la bonale di Marion Baiadelle a Brescello, al fianco di Michelotti, che credo sia scomparso di recente, poco tempo fa, proprio qualche settimana fa. E poi insomma tante altre valutazioni. Allora, noi andiamo in pubblicità per l'ultimo impegno della serata, poi rientreremo con 10 minuti di produzione o poco più. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campri. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33.
Commercialtecnica Buffetti, punto di riferimento sul territorio teramano per il mondo del lavoro, della scuola e del regalo, per offrire le migliori proposte a professionisti, imprese, artigiani, commercianti e studenti. Materiali scolastici, di informatica, modulistica, complementi d'arredo per uffici, cancelleria, libri e molto altro. Vieni a scoprire la sede di Teramo di Commercialtecnica Buffetti in via Oberdan 45 o chiamaci al numero 0861 246019. Il Consorzio Stabile Teramano raggruppa 6 aziende che operano da tempo nel mercato delle costruzioni edili, pubbliche e private. Offre un approccio flessibile e innovativo. Risponde con estrema attenzione alle necessità del mercato dell'edilizia, fornendo una risposta concreta alla gestione del processo di costruzione e ristrutturazione di immobili. CST, Consorzio Stabile Teramano. L'unione fa la forza. Eurodata 2000, servizi per l'informatica per piccole e medie imprese e studi commerciali. Offriamo le migliori soluzioni ai tuoi problemi gestionali grazie alla nostra competenza e professionalità con oltre 30 anni di esperienza. Siamo fornitori di prodotti hardware e software, nonché partner dei più prestigiosi brand del settore. Progettiamo e realizziamo soluzioni verticalizzate grazie ai nostri professionisti che operano con l'obiettivo di supportare il cliente. Eurodata 2000, via Risorgimento 9 a Bellante Stazione, info e appuntamento al numero 0861619104 o mail eurodata2000@eurodata2000.com. Allora, 2-3 messaggi ancora li devo poter leggere. Il primo arriva sul mio telefono, è di Cristian Simonella, che si rifà alle dichiarazioni che riportavi tu sulla curva non frequentabile in questo momento dalla squadra, e dice che esiste culturalmente una disobbedienza civile e le regole norme stupide vanno disubbidite. I giocatori, finita la partita, devono andare sotto i propri tifosi per beccarsi oneri ed onori. Così è sempre stato e così deve continuare ad essere. Troppo facile fare, per esempio, la vacca in campo e poi andare negli spogliatoi, perché il Palazzi di turno ti ordina di farlo. Non va bene, non è così. Onore agli ultra del Teramo. Questo è un messaggio, non i baci Perugina, il calcio di C è per uomini e non per poeti. Cioè, io purtroppo sono d'accordo con, o per fortuna, sono d'accordo con Cristian, ma noi siamo ci sono ci sono determinate situazioni che poi Enzo, anche se magari è d'accordo pure lui, deve in qualche maniera mediare. Certo, è comprensibile. Ognuno questo, il suo ruolo. Per il momento, diciamo che magari invece di andare proprio sotto, no, abbiamo pensato pure a quello. Distanziamo di qualche metro in più, così, ma non è come diceva Cristian, per il fatto, no, che magari uno ha giocato male. Ripeto, sabato avrebbero avuto voglia loro più, forse così, no, di come ogni dopo altro, l'indegna di prestazione di Reggio andarono a salutare. Esatto. E poi è normale, esatto, che ti fatto a Reggio, figuriamoci. Gli improperi, né che ti pupi gli applausi. Figuriamoci se non volevano farlo. Ne leggiamo ancora due, ne leggiamo ancora due, poi andiamo al giro finale ripartendo da Bisenti. Allora, buonasera a te Walter, scrive Ennio da Torricella, un saluto a Ercole Cimini, bella vittoria ma vogliamo bassi perché questo è un campionato molto difficile, qua per raggiungere la salvezza sarà duro. Un applauso secondo me va fatto a Sandro Federico, un DS che ad oggi si sta muovendo bene sul mercato, qualche pezza importante la sta mettendo. Speriamo che ne metta qualche altra e che questa squadra, perché questa squadra ne ha ancora bisogno. Buonasera Ennio da Torricella, grazie. L'ultimo lo chiedo a Fabiana in regia e lo stiamo per leggere. Mi scuso con tutti quelli che sono ovviamente arrivati, non riusciamo a leggerli come sempre per esigenze di tempo, peraltro c'è una partita di basket da mandare in onda fra qualche minuto. Gabriele Potizzate dice: vabbè, con Pesaro sono 4 settimane che non prendiamo gol. È vero, c'è stata la sosta, siamo sulla buona strada. Un abbraccio a tutti, spero che Mungo vada
a fare le fortune altrove. Un grazie da parte di tutta la Teramo Sportiva. Alza il mio messaggio, Gabriele Motizzato. Ciao Gabriele, grazie anche per l'affetto con il quale ci segui. Alfredo, io ti do il microfono e ti lascio pure due minuti per salutarci e salutare i tifosi teramani a consuntivo di un super gol che dopo un paio di settimane, come vedi, hai ritrovato ancora con tanta vigoria in corpo. A te. Sempre Mario. Allora volevo riprendere il discorso di Cristian Simonella, che saluto e concordo. In tema di uomini, questa è una cosa che ci tengo, perché è una cosa che purtroppo io sono fatto così, e quindi in tema di uomini vorrei ringraziare, quindi qui non c'è Palazzi che tenga, che possa venirmi a fare una multa, vorrei ringraziare a chi si è comportato da uomo in questa città o da uomini in questa città. Vorrei salutare, per chi si prova fin quando sono stato lì in trasmissione, che qualcuno dubitava sulla presenza del patron Ciaccia, che so invece sabato presente al Benelli assieme a tutto l'intero entourage, e quindi li ringrazio, sia Ciaccia, sia Chierchia e tutto l'entourage, perché pur non essendo uomini nati a Teramo e di fede biancorossa, diciamo, novella, nel momento di difficoltà non hanno abbandonato la navicella. Anzi, vorrei ricordare l'importanza che il presidente Chierchia ripeteva nella conferenza stampa che ha dato poco tempo fa, sull'importanza dello sblocco delle sponsorizzazioni, che ci permette di poter proseguire e rinforzare la squadra. E quindi ringrazio, perché gli uomini, come diceva Simone, il calcio è fatto, è la vita, non solo il calcio di C, ma è fatto di uomini, e i veri uomini anche nelle difficoltà, con le mani legate, se sono uomini e tengono fede agli impegni, scevri da qualsiasi interesse, perché che se ne dica, ad oggi sia il patron Ciaccia che Chierchia non hanno avuto, ho chiesto nulla a Teramo, si sono profusi per portare avanti la baracca. Alla faccia invece della Nouvelle Vague o di qualche italiano arricchito per meriti o demeriti altrui che si pavoneggia. E quindi, ecco, mi sentivo di ringraziare queste persone, che da persone anche umili, perché vedermi salutare tu Walter eri presente al centro commerciale di Teramo qualche sì. giorno fa, alzarsi dalla sedia, sto parlando del presidente Ciaccia, e non perché Chierchia, mi senta Chierchia. Importante Chierchia, era Chierchia. E mi sente importante assieme a voi altri, denota la signorilità di queste persone, l'umiltà di queste persone. Salutare a me, che io non sono nulla, rispetto casomai a qualcun altro che neanche ti saluta e neanche ti ringrazia casomai per averti detto presidente buona serata. Quindi niente, io questo ci tenevo a precisare, e vorrei ricordare alla cittadinanza teramana che queste persone non sono scappate, quindi sono dei veri uomini. Poi il futuro si vedrà, ma attualmente mi sento veramente di ringraziare. Infatti sono questi. Ok. Sì. Io ti ringrazio, ti saluto adesso Alfredo, poi sì, ci risentiremo in settimana, vedremo di organizzarci se possibile per domenica, e tu sai che ci farà enormemente piacere, e faremo una macchina sponsorizzata per Imola, mi piace l'idea. E quindi buona serata, saluti a Francesco. Casomai chiederemo una info sponsorizzazione. Ci proviamo, che noi siamo capaci, non pensare che non lo siamo. Saluti a Francesco e a Doriana, ok? Grazie a tutti voi. Buona serata Alfredo. Ciao Alfredo. Allora, le conclusioni non è facile, però ci proviamo. In un minuto ciascuno, due minuti ciascuno. Ho l'impressione che in una settimana sia un po' cambiato il corso di questa squadra, di questa società. Il calcio è questo, va. Però in una settimana? Il calcio purtroppo ti dà tanto e ti toglie tanto. Il calcio è fatto di risultati. Pesaro è stata una bella grande vittoria. Iniezione di fiducia soprattutto.
perché il Teramo veniva da 3-4 risultati proprio pesanti, pesantissimi. E come dicevo prima, io sono contento perché è riuscita a ritrovare se stessa con degli accorgimenti, perché i veri accorgimenti nel Teramo secondo me ancora non li vediamo, con i recuperi di vari Cucurullo, cioè di giocatori importanti, anche dello stesso Viero, che onestamente era partito bene ma poi non si è visto più. Bernardotto che... A te piace? Innanzitutto gli, sempre, a te è sempre piaciuto? Lo so. Sempre piaciuto, è uno perché è uno che quando entra nel campo sicuramente alla fine non ne ha più. È inutile che io ricordi che il 2-0 di Pesaro nasce da una punizione creatasi da solo dal nulla, proteggendo un pallone, gol che vale, che quel vale, gol che vale il biglietto, bellissimo, solo quel gol bellissimo che ha, però quel gol nasce da una punizione che lui stesso solo contro tutti si è guadagnato. Questo è un po' il Bernardotto, cioè, penserei che anche terra. Penserei da uno che un po' di calcio ne ha visto. Penso anzi che Guidi è bravo. Ma Guidi lo è sempre a te piace? No, Guidi innanzitutto è una persona che quando lo sentivi parlare non è piacere banale sentire. Sì, è vero. È una persona umile, una persona che si mette sempre la faccia, e non è facile agli allenatori dargli questo merito, che tanti allenatori quando si vince ho vinto io, quando perde la società. Lui ha sempre difeso la società, ha sempre difeso i suoi giocatori che aveva e che c'ha, e quindi un giocatore si sente protetto dal suo leader, che oggi un allenatore è un leader che deve avere questi ragazzi giovani. Oggi secondo me la società si sta muovendo con una semplicità che poi non è che sta facendo Milano, esatto, ma quello che serviva al Teramo prima. Sì. Forse onestamente abbiamo preteso un po' da chi non poteva dare la categoria. E che non me ne vogliano, perché con tanti rispetti. Io la prima partita che ho visto col Teramo, ho visto col Siena, bel Teramo, dissi con un'intervista: pregate la salute da Arrigoni, di pregare la salute da Arrigoni. Sono convinto che la partenza di Piacentini è stato un in bocca al lupo a lui, che è andato via e è andato a Modena. Non so se ieri ha giocato ieri. Ha giocato. E gli faccio, perché è un ragazzo adorabile. Ma secondo me, per l'esperienza e per quello che serviva al Teramo, il Teramo ci ha guadagnato. Speriamo nel recupero pieno dell'altro centrale, che nella partita che l'ho visto appesantito, ma secondo me non era Soprano. Ancora in no Kodromaz Pinto. No, no, no. Pinto. Speriamo di recuperare. Poi il mio pupillo che è tornato a Teramo, De Grazia, e lo saluto con di vero cuore. Lo so. E poi prima lo faceva di scommesso la maglia che portava Valbruni, una bella coppia d'Andrea a Bernardotto, me le voglio, vorrei proprio vedere a marcarli questi due che ti rompono dalla mattina alla sera. Cioè le tu scale. Li vedi bene insomma. Io sono, quindi lo posso dire pubblicamente, io sono contro Allegri, quindi io fino a che ci sarà Allegri alla Juventus io gli farò sempre il tifo contro, perché io sono juventino nato con la maglietta della Juventus. C'è Allegri, tifo contro. No, perché tu prendi Morata, per vedere un giocatore vicino a lui deve telefonare, perché ci starà 50-60 metri, quindi lui c'ha il telefono per parlare con il giocatore. Sono fuori tempo, lo scusa so. Scusa se ho prolungato, però... Hai tolto tempo ai colleghi. Chiedo scusa, ti rifarai la prossima. Ecco, sì. Noi abbiamo più chance di... Sicuramente non mi perderò una partita di tutto il Teramo di quest'anno. Ci concentriamo sui Molese Teramo noi, va bene? Alla società che onestamente... Okay. Come ha detto Alfredo, non hanno mai assolutamente mollato. Ci piace. Mollato. Speriamo che tutto si risolva. Certo. Anche perché Teramo qua, altro po', ci farà un carcere nazionale. Penso, Enzo, farà. Io come vedi non ti ho coinvolto di una virgola sul Teramo, perché è giusto che sia così. Però una tua valutazione sul Teramo che stai riscontrando adesso... te la chiedo prima di salutarci. Certo.
Beh, quello che hai detto tu prima, no? Sembra in una settimana essere cambiato tanto, è chiaro che non può essere così, però in effetti si ha questa sensazione, nel senso che, come diceva pure Ercole, la società è intervenuta in maniera direi importante su questa squadra, sono stati fatti degli innesti importanti come giocatori, ma anche a livello di esperienza, che forse era anche un po' quello che c'era mancato fino ad oggi, insomma. Abbiamo giocato con tanti giovani, anche bravi, però ovviamente all'esperienza, soprattutto in questa categoria e soprattutto dovendo lottare per salvarsi, è importantissimo. Quindi va fatto un plauso alla società che, insomma, sono nove innesti. Brava, sì. Sono nove innesti, anche a Sandro Federico che sta lavorando veramente bene, cercando. Dimenticavo. Sì. Grande, grosso acquisto. Perché? Grosso acquisto. Ah, Sandro Federico. Perché il più importante di tutta sta la lavorando rossa. Pure con il bilancino, no? Perché deve prendere qualcuno a fronte di un'uscita, quindi si sta lavorando bene. Adesso ovviamente è chiaro, la vittoria di Pesaro, come diceva pure Ercole, ci dà morale, ci dà fiducia, ma è un piccolo passo, ci aspetta un campionato durissimo. Adesso subito ci aspettano due trasferte. Però vedo una squadra, vedo un bel gruppo e soprattutto vedo una carica, un'esperienza che forse prima non si percepiva. Un po' mancava. Indubbiamente. Grazie per aver accettato l'invito a Supercoppa. Grazie vicepresidente. Il mio sogno è fare un'invasione di campo insieme a Dodo. Cioè, appena scavalchiamo qualcosa, ci vediamo a prendere un'ambulanza. Grazie. Per Alfredo, il presidente, io... Per me il vicepresidente. Io oggi sono un grandissimo tifoso del Teramo. Si è visto. Grazie Ercole per essere stato con noi. Ringrazio la regia di Fabiana Sbraccia, Supergol puntuale con le sue tante sfaccettature, va bene? Si riproporrà lunedì prossimo, sempre qui, puntuali alle 21, in una settimana nella quale di Supergol ne avrete due. Lunedì dopo Imola, giovedì dopo Siena. Grazie e arrivederci. Il Palazzo Ducale della Montagnola è il luogo dove la storia e la cultura